Salve a tutti, in questo video tutorial vi spiegherò come fare dei video senza commettere negli errori sulla gestione dell'audio. Allora, i miei primi video tutorial sono stati pessimi per quanto riguarda l'audio, perché subito dall'inizio la gente ha cominciato a darmi informazioni: sento poco la tua voce, hai messo l'audio delle musiche troppo alto, si sente un sibilo sotto sulla tua voce. Tutte cose che non avevo ben capito come risolverle. Allora ho fatto uno stop dei video, cioè, se avete notato, non ho più fatto video. Nel frattempo ho trovato la possibilità di frequentare un corso di sound design e adesso mi è appena arrivato l'attestato di questo corso che vi sto facendo vedere in questo momento, che lo ingrandisco, ok? Questo è l'attestato. Quello che è importante che voglio farvi vedere è che il docente, il professor Geremia Vinattieri, che secondo me è doveroso nominarlo perché è veramente una bravissima persona, spiega bene, professionale, sa tutto sul comparto dell'audio e mi ha dato le informazioni che sono riuscito a replicare nel programma che uso per fare i video tutorial, cioè OBS Studio. Allora, la prima cosa era che l'audio della mia voce si sentiva poco. L'ho impostato come mono in modo che si senta sia sul canale destro che sul canale sinistro e il volume si è alzato e si sente un po' di più. Per quanto riguarda il ronzio di fondo, ho applicato un filtro, ho applicato un noise gate, cioè praticamente nelle uscite audio a fianco al microfono c'è il simboletto di un ingranaggio, si può cliccare, c'è fuori la scritta filtri, e scegliete noise gate e lo lasciate standard, funziona, cioè leva quel sibilo di fondo. Poi ho imparato a mettere la musica un po' più bassa rispetto a quella che mettevo e il risultato è che il video è un po' meglio come gestione dell'audio, non dovrebbe essere pessimo come erano i primi video. E comunque vi chiedo di dirmi se ci sono ancora dei problemi su questo video per quanto riguarda l'audio, perché studierò altri modi da implementare per rendere i miei video sempre migliori per quanto riguarda l'audio. Per questo tutorial è tutto, ci vediamo al prossimo.